pensare a cucire, fare shopping, spendere soldi, tanti, tanti, ma tanti, tanti, tanti e basta. Bravo, gentile, cortese, sensibile, grazie alla scuola che me l'ha fatto conoscere. Lavoro, facciamo la pasta con i gamberi, olive, pomodori e basta. Fabio è un ragazzo splendido, è un ragazzo che veramente ha delle grossissime potenzialità. E la cosa fondamentale per Fabio è stata sicuramente questa capacità di coniugare questa grande passione che ha verso il mondo della ristorazione alla sua grande, grande volontà di superare le difficoltà che lui incontra nel suo percorso. La ripresa della torta. Aveva molta difficoltà in economia, nel conteggio dei soldi, nella discriminazione tra le monete, le banconote e invece questo è il lavoro che va proprio a fare in questo negozio. Ciao Pietro. Ciao. Lavori? Sì. Conosco Pietro ormai da 4 anni, lavora con noi da 1. L'abbiamo conosciuto con la scuola Gioberti Alberghiera che c'è a Viale Genovesi. Ha fatto 3 anni di stage qui a Barlillo. Io ho fatto questi, il formaggio. Devo stare attento a non tagliarmi le dita e poi basta. Alla fine il nostro ruolo è semplicemente quello di accompagnarlo nei primi passi sulla strada che loro hanno scelto. Fondamentali sono stati anche per i ragazzi della classe. L'anno scorso io e Fabio siamo stati al ristorante Grano e abbiamo fatto questa esperienza insieme. È un ristorante veramente bello, mi sono un sacco di divertito perché lì mi vanno tutto quanti bene. Ringrazio Federico che è venuto. Com'è? Buono. I ragazzi sono sempre molto presenti nel suo viaggio e si instaurano delle relazioni tra di loro che sono veramente magnifiche. Lo conosco dal primo superiore, è cresciuto, è diventato pure più maturo, pure proprio in classe, con i compagni, quindi è un bravo ragazzo. Mi piace pure stare un sacco con gli amici, mi piace un sacco vedere le partite con gli amici. Adele consiglia ai clienti cosa acquistare, suggerisce loro i prezzi migliori. Chiaramente è emozionata perché sa che la sto riprendendo, ma è anche molto contenta perché è vanitosa di sottofondo, quindi è molto soddisfatta di come appare, non solo di quello che è, ma anche di come appare. Siamo al passaggio successivo, ovvero portare i prodotti al registratore di cassa per il pagamento. Controlla i prezzi, riporta i prezzi sul registratore di cassa, facendo il totale e comunicando al cliente quanto poi deve pagare. Pietro rifiutava completamente la deglutizione di cose sia solide che semisolide. Sono riuscita a creare un unico pasto frullato che avesse proteine, insomma tutto. Questa pappa doveva essere assolutamente monocolore, sempre dello stesso colore. A mangiare mezza pennetta al pomodoro all'età di 10 anni. È stato un successo perché poi anche la classe ha contribuito a fare applausi e a 10 anni ha cominciato anche un pochino a sbloccarsi con il linguaggio, quindi ci ha avuto un po' un'apertura. Sonia! Oh, grazie!
L'hai fatto tu? Sì. Grazie. E sicuramente il maggior risultato è quello sull'autostima. Ecco, ora vedo un Fabio rispetto ai primi anni più sicuro di sé, riesce a dare il meglio di sé anche durante le difficoltà. Il mio sport preferito che mi piace nel tempo libero è giocare a pallone con gli amici, sono un sacco forte. Dove mi metti, corro come un fulmine, tiro. E basta. Perché noi insomma non possiamo evitare le difficoltà della vita, ma sicuramente le possiamo affrontare con più consapevolezza. Questa attività di tirocinio l'ha sicuramente molto arricchita, perché Adele ha avuto la possibilità di confrontarsi con gli altri, e questo l'ha portata a far emergere quello che è il lato più bello del suo carattere, ovvero il fatto che è solare, estroversa, sorridente e che ama esporsi agli altri, che ora è pronta per farlo. Uno dei fatti simpatici della vita, che da un problema grosso, enorme di alimentazione, adesso in pratica lavora in una struttura che si fa alimentazione. Ormai è già un anno che lavora qui, Pietro sarà assunto al Bar Lillo regolarmente, perché per noi è un ragazzo fondamentale, molto bravo nel suo lavoro. Lui c'ha comunque un disperato bisogno di socializzazione. Lui la mattina viene qui contento e dico: ma che fai? Dico: io preparo i caffè, i cappuccini, viene la gente. Adele, la cosa che ti è piaciuta di più di questa esperienza scuola-lavoro? Perché parlo con le persone. E che volete dire di più? Che si può dire di più? Ciao!